Amici e amiche, buonasera. Questa sera parliamo di ravanelli, faremo delle rose, dei topolini e qualche altra cosettina. Il coltellino si può usare quello classico da cucina o il coltellino curvo da intaglio. Cominciamo con un topolino, c'è già la coda, il taglio sotto, poi si mette di fronte e si tagliano le orecchie. Dove si è fatto il taglio si rincide. E si inseriscono le orecchie che abbiamo tagliato. A questo punto mancano gli occhi. Possiamo fare dei piccoli baffetti se vogliamo. Poi in acqua si tendono ad aprirsi. Ne facciamo un altro. Quindi la coda in su, sotto facciamo un taglio per farlo stare in piedi. Ve lo mettete di fronte, guardate il punto centrale e fate due intagli. Uno e due. Si incidono. E si rimettono le orecchie. Con i chiodi di garofano facciamo gli occhietti, i baffetti. Li mettiamo in acqua. Stasera proviamo anche qualche coltellino un po' diverso. Qui ce ne sono di molte misure e in base alla grandezza fa il taglio grande. Se ne possono adoperare anche nello stesso ravanello più coltelli. Allora, noi cominciamo con questo qui che è una piccola nervatura, scanalatura. La coda in questo caso non ci interessa, si impugna in questo modo e si porta giù. Andate accanto. Allora, il primo giro è pronto, non si vede granché perché il ravanello deve stare molto tempo in acqua e ghiaccio in modo da farlo aprire. Questo è un giro semplice, volendo si può fare anche un doppio giro.
potremmo fare ancora un altro giro. E così via. Adesso mettiamo in acqua e diamogli tempo. Un altro taglio può essere fatto così. Vedete che io incrocio sempre le foglie per fare questo picchetto. Si fa un bello scarto. E si rincide tra una foglia e un'altra. Si scarta di nuovo. Si rincide. Si scarta. Sembra una pignetta. In acqua. Un altro taglio. Si fanno diverse incisioni a distanza di pochi millimetri. Adesso al contrario. Questo è un fiore molto bello, però deve stare in acqua perché finché non si dilatano non si riesce a vedere quello che si è fatto. Scartiamo tra una foglia e un'altra. Inserendo solo la punta del coltello. Si rincide intorno lasciando un velo di rosso. E si riscarta di nuovo. Si rincide.
e si riscarta tra una foglia e un'altra agli angoli. Sembrava la pigna di prima, invece è un po' diversa, vedete? Basta cambiare di poco il movimento del coltello e si cambia tutto. Si possono fare anche delle roselline piccole. Taglio sempre tra foglia e foglia. Facciamo dei mini video per il solo motivo che per caricarli, altrimenti se superano un tot di minuti poi il video non si carica bene. Quindi facciamo uno stop e proseguiamo con il secondo video.